creare un nuovo laboratorio di ricerca presso l'ospedale Pascale di Napoli per studiare il Covid-19. È l'appello del dottor Paolo Ascerto, direttore dell'unità di immunologia clinica dell'ospedale Pascale, che ha lanciato sui social network una campagna di crowdfunding per sostenere la ricerca contro il coronavirus. La proposta arriva dopo i risultati ottenuti insieme ad un team di studiosi attraverso l'utilizzo di un farmaco contro l'artrite sui pazienti contagiati da coronavirus. Il professor Ascerto, anche presidente della Fondazione Melanoma, insieme all'ospedale Cotugno, centro di riferimento regionale per l'emergenza coronavirus e specializzato in malattie infettive, ha utilizzato in particolare il farmaco tocilizumab nel trattamento dei primi pazienti in Italia con Covid-19. A raccogliere l'appello del professor Ascerto, la RCM Costruzioni della famiglia Rainone. Abbiamo deciso di fare una donazione e sostenere il progetto per la realizzazione di un laboratorio di ricerca per studiare la genetica del coronavirus, ha dichiarato la famiglia Rainone. È solo un piccolo gesto che speriamo possa essere d'aiuto per chi è in prima linea, ma anche di coraggiamento e di esempio affinché chi, anche nel mondo dell'imprenditoria salernitana e non solo, può fare la sua parte e contribuire a collaborare in una battaglia comune per il bene di tutti. Da dati preclinici emerge di come i valori elevati della citochina interleuchina 6, della proteina C reattiva, correlano con una scarsa risposta al sistema immunitario e quindi scarsa attivazione del sistema immunitario.